Buonasera, buonasera e benvenuti alla Concerto Appuntamento con Terzo Tempo Live, ultimo di questa stagione. Dunque, sospiro di sollievo, il Pescara conquista la salvezza, pareggio doveva essere, pareggio è stato, a Venezia è finita 0-0 con i Lagunari che centrano così il quinto posto. Tra l'altro il Palermo aveva violato la Rechi di Salerno, anche un'eventuale vittoria del Venezia sarebbe stata una vittoria inutile per la squadra di Pippo Inzaghi, che è stata però l'autentica rivelazione del girone di ritorno, ben 38 punti in 21 partite. Parleremo ovviamente di questo campionato del Pescara in compagnia di Carlo Di Renzo, Carletto per gli amici. Buonasera Carletto, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie al collega Paolo Toro. Ormai praticamente la terza trasmissione in 5 giorni. Un record. Un record assoluto. Ti devo ringraziare perché sei stato molto prezioso. Allora, facciamo così, vediamo intanto i risultati di questa ultima giornata della stagione regolare, perché a sorpresa è retrocesso il Novara. Il Novara è stato sconfitto in casa dall'Entella. L'Entella, tra poco vedremo la classifica, ha raggiunto il Novara in classifica, però per effetto degli scontri diretti l'Entella ha vinto la terza partita su 3 incontri col Novara. Dunque l'Entella ai playout, il Novara retrocede in Serie C. Questi risultati: Ascoli-Brescia 0-0, Bari batte Carpi 2-0, Cesena Cremonese 1-0, Cittadella Provercelli 2-0, Empoli-Perugia 2-1, Frosinone-Foggia 2-2, si è letteralmente suicidato l'11 di Longo all'89esimo, il pareggio del Foggia firmato da Floriano, mentre il Parma ha espugnato il picco di La Spezia 2-0, il verdetto finale. Dunque il Parma in Serie A è la seconda promozione consecutiva per il tecnico pescarese Roberto D'Aversa, tra l'altro la terza di fila per il Parma, dalla D alla A in 3 stagioni, non era mai accaduto nella storia del calcio. Novara-Entella 0-1, Salernitana-Palermo 0-2, come detto alla Spezia, Parma batte Spezia 2-0, a Terni Avellino batte Ternana 2-1, Venezia-Pescara 0-0. La classifica finale del campionato di Serie B: Empoli 85 punti, il Parma in Serie A con 72 punti, stessi punti per il Frosinone a quota 72, quindi Palermo 71, per effetto degli scontri diretti naturalmente il Parma sale in Serie A, Palermo 71, Venezia e Bari 67, Cittadella 66, Perugia 60, si chiude qui la griglia playoff. Foggia 58, Spezia 53, Carpi 52, Salernitana 51, Cesena 50, Cremonese, Avellino, Brescia e Pescara 48, ai playout Ascoli ed Entella, perché il Novara è in retrocesso, possiamo anche cambiare la posizione delle due squadre. Dunque Ascoli-Entella sarà il playout, si giocherà la prima partita a Chiavari, dunque Entella-Ascoli giovedì 24 maggio, il ritorno naturalmente ad Ascoli una settimana dopo, giovedì 31 maggio. Retrocede insieme con Provercelli e Ternana anche il Novara di Carlo che aveva sostituito nel corso di questa stagione Eugenio Corini. Allora commentiamo quest'ultima giornata, Carletto e Paolo. Carletto. No, è stata una giornata che, a parte il Frosinone, ha rispettato i pronostici in campo, che si è letteralmente suicidato perché ha avuto un gol su una ripartenza. Una cosa assurda, incredibile. Una squadra che è l'89esimo, 2-1 dopo tutto quello che è successo durante l'arco della stagione e in particolare nelle ultime 10 partite, è stato un suicidio. Non si sa, colpa dell'allenatore, della società, dei giocatori. Sicuramente si sono mangiati un campionato per loro già vinto a metà campionato, insomma. E tra l'altro non è la prima volta che accade al Frosinone, perché anche l'anno scorso, penultima giornata a Benevento, sì, aveva la Serie A in pugno, fu sconfitto a Benevento al 90esimo, 91esimo, gol di Ceravolo. Sì. E poi fu costretto a fare i playoff, fu eliminato proprio dal Carpi, se non vado errato, in semifinale. Paolo. Sì, effettivamente
la mancata promozione del diretta del Frosinone effettivamente dispiace un po' anche a me, perché, anche perché mi dà l'idea di una società e di una dirigenza molto seria. Abbiamo avuto modo, certo, di apprezzare il presidente Stirpe al premio Prisco qualche giorno fa, e dalle poche parole che ha detto pubblicamente ha fatto capire, insomma, di aver impostato, a parte di essere aperta alla solidità finanziaria, di aver impostato effettivamente una programmazione solida, e secondo me avrebbe meritato, ma è chiaro, poi è il campo che giudica, avrebbe meritato ampiamente la promozione e mi avrebbe fatto onestamente piacere. Invece c'è stato questo Parma che ha continuato, sì, come un razzo a salire, in 3 anni ha fatto 3 promozioni. Invece siamo soddisfatti ovviamente per il Pescara, insomma è andata come tutti ci auspicavamo che andasse, effettivamente la squadra è riuscita a ottenere questo punto anche con il punteggio, secondo me era pure il punteggio più prevedibile, e quindi diciamo rimane la non la gioia ma la soddisfazione quantomeno, insomma, di aver salvato la stagione, chiaro. Assolutamente un patrimonio di inestimabile valore la Serie B. Allora facciamo così, andiamo a vedere subito le immagini di questa partita, partendo però dai due schieramenti, perché l'assenza pesante era quella di Brugman, 40 presenze consecutive, è stato ammonito contro l'Ascoli nel penultimo turno, dunque diffidato, ha saltato l'ultimo confronto, al suo posto l'avevamo già preconizzato in qualche modo lunedì scorso nel corso della trasmissione Solo Calcio, testimone Paolo Toro, perché ho detto secondo me gioca Macin, infatti Macin regista, Koulibaly mezzala, il rientro di Perrotta dopo la squalifica al posto di Coda fermato anch'egli dal giudice sportivo, perché Macin, io ho fatto anche una domanda a Pillon alla vigilia di questa partita, perché in realtà Macin, Carletto, nelle rotazioni di centrocampo va spesso ad assumere la posizione di regista anche con Brugman in campo, quindi non era fantascienza. No, anche perché è un giocatore che chi lo conosce sa che in passato, certo, nella primavera a Roma, quel ruolo lì l'ha ricoperto parecchie volte. Giocava spesso lui davanti alla difesa con Doi e D'Urso che facevano le due mezzali. Quindi D'Urso che adesso è ad Ascoli. Che adesso è ad Ascoli, e Doi che è a Brescia. Che quindi era, diciamo, nel centrocampo che la Roma vinse lo scudetto, era, certo, Macin in quel momento aveva giocato davanti alla difesa. E tra l'altro Macin ha grandi qualità tecniche, secondo me è un giocatore non di difficile collocazione, può ricoprire vari ruoli proprio perché ha una grande padronanza dei fondamentali. Machin secondo me è un giocatore che nel giro di massimo 2 anni sarà un giocatore di Serie A a tutti gli effetti, perché ha fisico, tecnica e qualità, corsa a tutti e due i piedi, certo, ha il tiro in porta. Come dici tu, nella rotazione a centrocampo c'è sempre, certo, può giocare a 2 a 3, è un giocatore secondo me straordinario per la Serie B, è chiaro che ancora deve crescere, soprattutto io lo conosco molto bene, soprattutto caratterialmente è un giocatore che deve ancora migliorare, però è un giocatore però giovane, un 96, insomma, però è un giovane 96, e se trova chi gli dà fiducia lui ripaga sempre l'allenatore con il massimo. Tra l'altro ne aveva parlato molto bene alla vigilia di Ascoli, di Pescara-Ascoli, proprio Sesse Cosmi, che l'ho avuto a Trapani ed è stato sfortunato a Trapani lo scorso anno nella prima parte della stagione, perché è stato frenato da un infortunio che gli ha impedito di giocare con continuità, e poi c'è stato il passaggio al Lugano. Solo che anche lì il ragazzo è arrivato con 5 kg sovrappeso, in condizioni che ancora si riprendeva, e quindi non ha avuto fatica. Ha fatto fatica all'inizio, e poi quando stava bene, dopo 5-6 partite, 7 partite, il Lugano stava andando a 1000, vinceva tutte le partite, era in zona Europa League, e quindi non ha avuto lo spazio, anche se Tramezzani ne ha sempre parlato del giocatore in maniera eccezionale. Assolutamente, e non ha fatto rimpiangere Brugman oggi. Beh, oddio. Beh, vabbè, chiaro. Questo che non mi sento di dirlo, no. Comunque, però l'ho sostituito dignitosamente, degnamente. Sicuramente sì, per l'amore di Dio. Però voglio dire, mi aspettavo che la sostituzione di Brugman avvenisse in maniera meno traumatica, nel senso di sostituire one to one, cioè sostituire Brugman con un giocatore che solitamente occupava, che era Carraro.
che era stato definito da Pillon proprio nella conferenza stampa anche come un giocatore ordinato, quindi sembrava che fosse la figura ideale per affrontare una partita come doveva essere quella giocata a Venezia. Invece poi evidentemente secondo me ha giocato un ruolo importante anche la figura di Koulibaly. Evidentemente Pillon negli allenamenti settimanali ha avuto il conforto dello stato di forma di Koulibaly, soprattutto ha voluto attingere alla forza fisica, diciamo, certo. al fiato, in una partita che centrocampista di sostanza, sì, che serviva per una partita del genere. Ha fatto chiaramente, ha giocato, è stato importante anche lui oggi, anche se, ripeto, quando perde il pallone Koulibaly, insomma, si crea quasi sempre una situazione di pericolo, certo, però voglio dire, certo, questo, se debba migliorare questo nulla deve assolutamente migliorare, però ha fatto una buona partita. Una buona partita. Ti volevo chiedere, Carletto, prima delle immagini e prima di vedere come è stato schierato da Inzaghi il suo Venezia, qual è il ruolo che si attaglia di più alle caratteristiche di Machin, secondo te? Secondo me è un centrocampo a due. Quindi in un 4-4-2, un 4-2-3-1. Uno dei due centrali, insomma. Uno dei due centrali, perché lui ha tutte e due le fasi, sia quantità che qualità. Quindi. Trequartista no? Potrebbe farlo, secondo te? Secondo me non ha la rapidità nello stretto per giocare da trequartista, perché spesso il trequartista è ingabbiato, certo, nelle maglie e lì ci vuole più magari un giocatore veloce nel breve. Più rapido lui nei movimenti. Lui non è rapidissimo nel, certo, breve. Se uno dei pochi difetti che c'è questo, secondo me, poi dopo. Comunque, insomma, predici per lui un grande futuro? Secondo me sì, un giocatore importante. C'è la possibilità, secondo te, che rimanga un altro anno a Pescara? Ma mi sembra che il Pescara abbia il diritto di riscatto del giocatore. Però bisogna secondo vedere. Secondo me il presidente eserciterà il riscatto. Oppure potrebbe essere anche rinnovato il prestito. Anche perché comunque i rapporti con la Roma sono buoni. Sono buoni. Alla fine non ci sia il problema. Anche il ragazzo penso che si sia trovato molto bene. E quindi abbiamo anticipato qualcosa di mercato, perché qui abbiamo un esperto, Carletto Di Renzo, che è un procuratore, lo ricordiamo. E tra l'altro il suo giocatore più rappresentativo in Serie B quest'anno, Montalto, ha fatto 20 gol, sì, che non sono affatto pochi. Tra l'altro l'anno scorso io mi sono divertito a leggere un po' la carriera di Montalto, che prometteva molto bene quando era giovane, forse un po' la testa da sistemare, ma lo scorso anno aveva fatto soltanto un gol nella Juve Stabia, se non vado errato. Sì, perché anche vero non ha giocato, perché ha discusso con l'allenatore. 5 partite, un gol, sì, una stagione da dimenticare. Un ragazzo che ha una testa, un ragazzo buonissimo, però ha una testa un po' troppo particolare. Se lo sai prendere poi ti dà tanto. Lui ha trovato due ambienti qui a Terni e a Martina 4 anni fa, sì, gli ambienti che giusti, dove puntavano tanto su di lui, lo hanno coccolato, hanno puntato su di lui e lui lo hanno fatto sentire importante. Quando lo fai sentire importante è un giocatore che insomma ti dà tanto. Comunque una gran bella sorpresa, devo dire, di questo campionato di Serie B. Io lo conoscevo pochissimo, qualche spezzone di partita in Serie C. Anche secondo me la sorpresa del campionato più che Montalto è stata Carretta anche, ma non tanto quella sorpresa. Carretta secondo me sarà un giocatore che si andrà a confermare, anche perché è stato per Carretta il primo campionato di B, sì. 7 gol, non sono pochi, non è giovanissimo, però è nel pieno della maturità, 28 anni, li deve ancora compiere, insomma, un classe 90. Allora vediamo invece come si è sistemato il Venezia. Il consueto e collaudato 3-5-2, in realtà c'è da dire che Inzaghi aveva preservato i tanti diffidati in vista dei playoff, c'era una piccola speranza di conquistare il quarto posto che avrebbe permesso al Venezia di saltare il preliminare, ma solo a condizione che il Palermo non vincesse a Salerno. Invece il Palermo ha vinto 2-0 nella trasferta della Rechi. Questo il sistema di gioco, questi gli 11 scelti da Pippo Inzaghi: Audero, Trepani, Andelkovic, Modolo e Domizzi, trio di centrali di difesa, Frey e Garofalo sulle fasce, Stulac, un elemento molto interessante, oggi non ha fatto bene, è stato ingabbiato, diciamo, nel migliore dei modi al centrocampo del Pescara, però sicuramente un giocatore molto promettente, sloveno, classe 94, Falzerano e Firenze, le mezzali davanti, Zigoni e l'esperto Geico, spagnolo con passaporto svizzero, classe 1982, questo l'11
11 schierato da Inzaghi, tra l'altro tornando al Pescara prima delle immagini c'è da dire che pronti via la squadra biancazzurra era giovanissima, Koulibaly e Capone entrambi classe 99, Gravion classe 98, Valzani e Macin entrambi classe 96, Paolo. 96 sì. Cioè, una, rispetto al Venezia che è una squadra molto esperta. Il capitano e il portiere Cirillo, certo, che poi è del 90 mi sembra, sì, quindi anche lui voglio dire, quindi questo è un dato positivo, diciamo, di questo gruppo. Sì, diciamo una particolarità. È una particolarità e tutto sommato è una, come devo dire, una caratteristica positiva. No, peccato che poi però durante tutto il campionato si sono non si sono mantenuti certi equilibri che ci si aspettava che venissero mantenuti, e quindi, però da questo punto di vista è confortante, solo che adesso si pone il problema dal nucleo dal quale ripartire per il prossimo campionato. Non è un argomento magari di questa sera, però bisogna fare bene i conti, vedere le proprietà, chi rimane, ci aiuterà Carletto di Lezzo, sa tutto, sa tante cose che questa sera rivelerà, qualcosa ci deve pur dire, anche se effettivamente prima di commentare le immagini ci sono tanti prestiti, molti giocatori torneranno nelle rispettive società, viene da pensare a Capone, all'Atalanta, a Koulibaly che è dell'Udinese che lo ha parcheggiato in prestito al Pescara, Macin punto interrogativo, Valzania è dell'Atalanta, insomma sono tanti i giocatori che... Sì, però sinceramente l'altro giorno stavo leggendo Valzania al Carpi, no? Sì. Ma se Valzania deve andare al Carpi, meglio che non al Pescara. Ah, beh, questo, no? È poco sicuro. Con tutto il rispetto per il Carpi, però Pescara è un'altra cosa. Machin secondo me farà... Il presidente farà qualcosa per tenerlo. E poi bisogna vedere anche Brugman, che è il giocatore più pregiato della rosa, no? Bisognerà capire se andrà via o sarà. Secondo me va via Brugman. Secondo te sì? Ci sono già delle società che la Pescara, però tu già sai qualcosa. No, non so niente, però è stato comunque in quel ruolo lì, ce ne sono pochi di giocatori. E lui ma in Italia o all'estero? Ma che ne so, io ti sto dicendo. Quello che tra penso, operatori di mercato, voi sapete penso tutto. Che è un giocatore stimato da tanti che o chi vuole vincere in B o una squadra di magari di basso profilo di A, penso che pensi a Brugman, perché comunque in quel ruolo di giocatori ce ne sono pochi. Ma secondo te è pronto per la Serie A? Ma sì, non è pronto. Poi è chiaro, dipende dove la fai, con chi e chi, con quale allenatore, modo lo giochi e tante cose. Sono tante le variabili, indubbiamente. A Paolo non gli faccio la stessa domanda perché è il suo pupillo. Se è pronto per la Serie A, secondo è chiaro me, che la risposta è scontata. Io lo vorrei. No, ma a parte gli scherzi, è maturato tantissimo. Più struttura. È maturato sicuramente. Assolutamente. Magari in una squadra un po' più strutturata meglio, un po' più tecnica, probabilmente anche in Serie A potrebbe avere quel peso specifico che oggi ha abbondantemente in Serie B. Beh, però nel centrocampo degli ultimi mesi Macin e Brugman sono giocatori tecnici, Valzani è un giocatore di gamba, però già il centrocampo così assortito era un centrocampo insomma di qualità, no? Di qualità, certo. Pillon l'ha inquadrato in pieno, mentre nell'interregno di Epifani si erano fatti degli esperimenti pure in quei ruoli, poi Brugman ha ripreso il ruolo che in fondo era quello che aveva l'anno scorso, perché quest'anno non ci aveva giocato quasi mai, e l'ha ripreso credo con autorità, insomma, ha fatto tutto sommato, ha fatto bene, ma poi un giocatore continuo nel rendimento e anche per il fatto che gioca sempre, cioè fortunatamente insomma non ha avuto problemi, è stato sempre presente tranne oggi per la squalifica. Io penso che sia sicuramente il pezzo più pregiato che ha il Pescara in pancia e quindi bisognerà vedere quali saranno, come si concilieranno le esigenze anche finanziarie della società e anche con le prospettive del giocatore. Certo, se dovesse rimanere, se dovesse avere un futuro in Serie B, rimarrà sicuramente al 1000% a Pescara. Quindi, dipende da chi lo compra. Se c'è qualcuno che fa l'investimento, io non credo. Io penso che
probabilmente avrà un futuro in una categoria superiore o ancora più probabilmente all'estero, in qualche all'estero. Tu che parli tu che parli spesso con Gaston? No, assolutamente, è un'impressione personale. Sensazione. Non ci parla questo. Invece la sensazione di Carletto è che comunque sarà ceduto. Secondo me sì. Pescara è una società che ha bisogno di fare plusvalenze, di vendere, di fare operazioni di questo genere qui. Il giocatore ha aiutato il Pescara, ha dato una mano al Pescara, ha fatto il suo corso secondo me con il Pescara, è giusto che sia un'occasione più importante di questa, se la vada a giocare insomma. Allora, Tullio Di Vita, leggiamo qualche post prima delle immagini. Buonasera a tutti, Massimo, possiamo dire che questa volta la tua diretta Facebook d'appoggio di mercoledì, alla quale ho avuto l'onore di partecipare, ha portato bene. Deo gracias, grazie a tutti, arrivederci e risentirci il prossimo anno con i migliori auspici. Ciao Tullio, un abbraccio, andiamo dietro. Allora, c'è anche Santo Localiendo che scrive: grazie mister del miracolo fatto, ciao Massimo agli ospiti di studio, ciao carissimo amico. Poi Bruno Parente: quali sono i giocatori proprietà del Pescara? Ci vuole rifondazione totale con i nostri giocatori, insomma rifondazione totale della rosa, scrive Bruno Parente. Poi ancora Luca Viola, tre minuti fa, che salutiamo: Leone avrebbe preso Di Carlo, la Gea avrebbe portato Nesta. Ringraziamo Giorgio Repetto di aver imposto Pillon, altrimenti dopo il suicidio Epifani staremo qui a parlare di altro. Speriamo che la lezione sia servita, buone vacanze a tutti. Effettivamente Luca ha sottolineato questo aspetto di Di Carlo, no? Di Carlo sembrava il candidato alla sostituzione di Zeman nel periodo di dicembre, quando no, praticamente il rapporto si era già deteriorato tra Zeman e il presidente. Di Carlo è stato invece ingaggiato dal Novara. I risultati sono quelli di questa sera, il Novara in Serie C. Infatti. Cioè. E giocava anche male. Da quando sì. Arriva Di Carlo ha peggiorato il modo di giocare. Assolutamente. E io ho visto una partita con una buonissima squadra. Perché con se una andiamo buona squadra, ma giocatori cambiati di ruolo. Beh. A un certo momento è andato in confusione totale. C'è gente come Sansone lì davanti, mi viene da pensare, lo stesso Macheda che magari non ha confermato quello che aveva fatto di buono lo scorso anno, Casarini a centrocampo. Sì, sì. Insomma, Di Mariano. Di Mariano, una rosa che avrebbe dovuto fare ben altro campionato. Allora, vediamo le immagini di questa partita, le 23.54, siamo in diretta su Rete Autosport con il procuratore e l'amico Carletto Di Renzo e il collega Paolo Toro. Possono partire le immagini, ringraziamo anche Danilo Cinquino che ci guida in modo come sempre impeccabile dalla regia. Dunque 0-0 tra Venezia e Pescara, il punto che serviva per blindare la salvezza anche in caso di sconfitta, però si sarebbe salvato il Pescara perché ci sarebbero stati incroci, diciamo così, favorevoli per quanto riguarda altri risultati, per esempio l'Ascoli che ha pareggiato con il Brescia e il Cesena che ha battuto la Cremonese. Queste le immagini più importanti, il volto tiratissimo di Bepi Pillon, bravissimo, è stato il tecnico di Breganziole, è arrivato in una situazione, in un momento tutt'altro che facile, la prima opportunità per Garofalo, quasi si immola il difensore del Pescara Riccardo Fiamozzi. Poi lo spunto di Mancuso, ottima questa azione del numero 7 biancazzurro, il taglio, il destro debole però centrale di Capone, che poi sarà rimpiazzato nella ripresa negli ultimi 20 minuti da Campagnaro con il passaggio successivo al 5-3-2. Qui vediamo la sponda di Zigoni per Gheco che apre il piattone centrale, nessun problema per Vincenzo Fiorino, il quadrato Pippo Inzaghi, ancora la Pescara, Capone per Koulibaly, il suo sinistro telefonato, Audero blocca a terra il quadrato Mamadou Koulibaly, poi lo spunto di Pettinari e rischia un clamoroso autogol Frey che era riuscito però nel contempo ad anticipare Koulibaly. Poi l'ottima giocata ancora di Pettinari, il controllo col sinistro e l'esterno destro velenoso si allunga e sventa Audero, portiere indonesiano con passaporto italiano di proprietà della Juventus. Ancora un'azione buona del Pescara con il cross sbagliato però di Fiamozzi che era stato servito da un'ottima apertura di Capone, inquadrato ancora Pillon, siamo nel primo tempo, nel finale rischia il Pescara, c'è questo grandissimo intervento di Perrotta su Zigoni.
un salvataggio decisivo di Perrotta e poi la traversa colpita da Stulaz. Tutti attendevano il cross di Garofalo, liberissimo Stulaz all'altezza del limite, apre il piatto e il suo destro timbra, scheggia la parte superiore della traversa. Finisce qui il primo tempo, un primo tempo in cui il Pescara è stato ordinato, lucido, ha rischiato qualcosina soltanto nel finale. Nella ripresa parte meglio il Venezia, c'è subito questa ammonizione combinata a Balzania, il fallo commesso ai danni di Geico, attaccante, ricordiamo, spagnolo con passaporto svizzero, ex Udinese e Brescia, e poi c'è questo tentativo, ma Geico viene fermato dal guardaline che opera sotto le tribune per la posizione evidente di fuorigioco. Nonostante ciò era riuscito a sventare la minaccia a Fiorillo, che tra poco sarà determinante. L'ammonizione per Frey, un fallo da tergo commesso ai danni di Stefano Pettinari, protesta l'allenatore della Venezia Pippo Inzaghi, forse una bestemmia di troppo, abbiamo capito nel dopopartita, e viene mandato anzitempo negli spogliatoi dal direttore di gara Serra di Torino. Vediamo ancora un'azione del Venezia con Domizzi che commette fallo ai danni di Gravion all'altezza dell'area piccola, l'arbitro ferma il gioco, non è convinto Domizzi, classe 80, difensore esperto, ex Napoli Udinese, e poi la grande parata di Fiorillo sul tocco ravvicinato di Litteri, che aveva sostituito da qualche minuto Zigoni, l'imbeccata giusta di Geico, gran pallone, grande assist e il miracolo, dobbiamo dire, la prodezza di Vincenzo Fiorillo. Viene ammonito Geico per un fallo commesso ai danni di Balzania e finisce proprio qui la partita, esulta, mani levate, braccia levate al cielo da parte di Pillon, che è stato bravissimo. Dobbiamo fare i complimenti al tecnico di Preganziol, non era facile intervenire in un momento assolutamente oggettivamente difficile, no Carletto? Sì, sicuramente, ha fatto un ottimo lavoro, è arrivato in un momento in cui la squadra stava subendo un attimo di difficoltà, certo, nonostante le ottime partite che ha fatto con l'Empoli, no? Sì. Però lui comunque ha messo l'esperienza a disposizione del gruppo, il gruppo si è messo subito a disposizione ed è riuscito, secondo me, con la vittoria a Terni a portare, è stata decisiva, è stata decisiva la vittoria a Terni per portare a compimento questa salvezza. Quanto è strano il calcio, Ternana che aveva battuto nel turno precedente il Perugia, aveva fatto 9 punti in 3 partite, pazzesco, 10 punti in 4 partite, dalla sconfitta col Pescara in poi praticamente il crollo della Ternana, cioè, sì, la vittoria di Perugia è stato l'inizio della fine per la Ternana, in poche parole. Incredibile il calcio, veramente il calcio mai dire mai. Paolo, qual è stato il merito da sottolineare di Pillon, secondo te? Ma secondo me Pillon ha avuto dei meriti sia dal punto di vista tattico, ma soprattutto dal punto di vista psicologico, da come è riuscito a ricreare nel gruppo una fiducia e una tranquillità che poi ha avuto gli effetti anche sul campo, oltre a ridare un ordine un po' più preciso dopo l'interregno di Epifani su certi ruoli, abbiamo parlato del centrocampo, ma insomma anche della difesa, ha individuato, ha dato il giusto peso, secondo lui ovviamente, per i vari ruoli, li ha ridistribuiti bene, la squadra ha avuto i risultati che ha avuto. È stato, ripeto, un personaggio umile e soprattutto ha portato quella autorevolezza, sì, che nell'interregno purtroppo è mancata, ma non per colpa ovviamente di Epifani, perché era, per un fatto di era un momento difficile, solo un fatto di esperienza, e forse quella decisione è stata, decisione secondo me abbastanza istintiva, è stata anche inopportuna. E probabilmente non ci saremmo trovati oggi a dover aspettare l'ultima giornata per poter festeggiare o essere soddisfatti della salvezza. Pillon ha svolto un ottimo lavoro, secondo me ha creato tutti i presupposti per essere riconfermato. Adesso io chiaramente non conosciamo in merito, non abbiamo notizie perché oggi non si è presentato il presidente Sebastiani, che continua a non rilasciare dichiarazioni ormai da un paio di mesi, e ha parlato solo Pillon, che ha testualmente detto a fine partita al nostro inviato Enrico Giancarli:
non abbiamo ancora avuto un approccio, non ha ancora avuto un approccio col presidente, quindi non posso dire nulla sull'argomento. Vedremo nei prossimi giorni. Ha fatto capire comunque che gradirebbe la conferma. Beh, certo, sembra, questo l'ha sempre detto e confermato. E poi ha anche detto: se non è così, io ringrazio comunque, certo, Pescara per l'occasione. Quindi questa persona veramente garbata, professionista, serio. Secondo me ci sono tutti i presupposti per ripartire da lui il prossimo anno. Cioè, visto che Pescara ha avuto l'opportunità di conoscere e di sperimentare in diretta una persona di questo livello, di questa esperienza, certo, soprattutto, e ripeto, di questa autorevolezza, io il programma per il prossimo anno ripartirei da lui e dal nucleo che riusciranno a individuare per poter fare poi il programma nuovo, il progetto nuovo. Allora andiamo prima al telefono e poi sentiremo Carletto, anzi dobbiamo andare anche in pubblicità, poi torneremo sull'argomento Pillon, sarà confermato o no dalla società? Questo è un grande punto interrogativo, al momento non abbiamo risposte. Telefono, pronto Rete 8 Sport? Massimo, ciao, sono Riccardo. Salve Riccardo. Sì, niente Massimo, io volevo parlare proprio di questo aspetto di Pillon. Sì. Secondo me se l'è guadagnata la riconferma, e se non dovessero riconfermarlo sarebbe un'ingiustizia per questo allenatore che secondo me ha dimostrato di essere capace e di aver avuto anche un impatto positivo sulla squadra, perché se si riguardano le dichiarazioni rilasciate dai giocatori che proprio avete intervistato, tutti ne hanno parlato bene, tutti hanno avuto una forte impressione di questo allenatore che forse ha inciso più di Zeman proprio sullo spogliatoio, perché poi Zeman sappiamo che ha avuto forse qualche contrasto anche con qualche giocatore. Io mi ricordo la vicenda di Pigliacelli che non è stata proprio molto edificante, proprio abbiamo capito che lui andò via proprio per non stare più con Zeman. E sì, quindi io mi auguro che Pescara dia un esempio di meritocrazia nel calcio di oggi, perché vediamo anche in Serie A degli scempi da questo punto di vista, cioè allenatori che vengono presi senza un minimo, ripeto, di meritocrazia. Io ti faccio un esempio, non perché sia passato da Pescara e abbia fatto bene con il Pescara, però Otto, sì, cioè Massimo Otto, io mi dispiace, cioè, perché è riconoscente a Otto che è poi di Pescara, grande giocatore quando era giocatore, però io se fossi stato in pozzo dell'Udinese non l'avrei preso. E poi abbiamo visto quello che ha combinato Otto, cioè a Udine l'hanno dovuto cacciare perché la squadra andava malissimo. Ma voglio dire, non è che dovevano aspettare di avere 2-3 mesi con dei disastri a livello di risultati, perché io penso che in Serie A tu devi prendere, in Serie A o in Serie B, quello che è, tu prendi un allenatore che nel suo curriculum abbia dimostrato un minimo di capacità. Per me Otto come allenatore in Serie A, quindi una fattispecie dell'Udinese, cioè era stato preso non so per quali ragioni, quando in Serie A col Pescara sappiamo che in Serie A Otto, il signor Otto, non ha vinto neanche una partita. Perfetto. Però l'Udinese l'anno quest'anno, sì, di fronte ad un anno, ha ripreso Otto con quali prerogative? Grazie Riccardo, sei stato chiarissimo. Oppure anche Gattuso al Milan, sì, cioè io non ho mai visto un allenatore in Italia negli anni passati che arrivava al Milan dopo essere stato esonerato da squadre di Serie C, perché Gattuso 2 anni fa era stato esonerato dal Pisa in Serie C. Ma ditemi voi se il Milan quest'anno con la cacciata di Montella e aver preso Gattuso ha dimostrato serietà e anche meritocrazia, appunto. Mi sembra perfetto, che no, i risultati parlano in maniera paradossale e giusta. Grazie Riccardo, grazie, sei stato chiarissimo, c'è solo da correggerti su un punto, perché Gattuso ha vinto il campionato di Serie C alla guida del Pisa. Allora ci fermiamo per pochi istanti, restate con noi. Bene, mezzanotte e 8 minuti, stavamo parlando di Pillon che meriterebbe senza dubbio la conferma. La tua sensazione, Carletto? Così, la sensazione proprio è che non lo confermo. Perché? Non lo so. Cioè perché proprio non ho sentito dichiarazioni in merito da una settimana, e secondo me l'allenatore che comunque ha fatto bene andava, certo,
comunque elogiato in un certo modo, comunque spinto in un certo modo, comunque invece non ho sentito nessun dirigente a dare né sì né no, e quindi secondo me non lo confermo, però è la mia sensazione. Non è suffragata da fatti. Assolutamente. È la tua impressione, insomma, che sarà ingaggiato un altro allenatore, secondo te. Allora, andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Salve, buonasera, sono Roberto. Salve Roberto. Salve, allora due riflessioni, innanzitutto complimenti agli ospiti, molto competenti. Grazie. Due riflessioni quindi, la prima cosa, Pillon, merita la conferma, uomo di sport, bellissimo vederlo correre, esultare come allenatore di una volta, però adesso c'era da salvare il salvabile, l'anno prossimo c'è da costruire, può andar bene lo stesso? Pescare una piazza particolare, gli piace il bel calcio, gli piace il bel gioco, non lo so, Pillon è da vedere. La cosa più importante però è la ricostruzione della squadra, non abbiamo giocatori di proprietà, non abbiamo diciamo capacità finanziarie, non abbiamo niente di vendibile se non Brugman per 3 o 4 milioni, quindi è tutto un punto interrogativo. Quindi stasera io festeggiare sì, ma fino a un certo punto, perché la prospettiva non è delle più rose. Grazie e buonasera. Grazie Roberto, un bel intervento. Complimenti a Roberto. Tra l'altro la riflessione sulla conferma di Pillon mi è sembrata molto interessante, sulla conferma o meno. Cioè lui diceva... È interessante tutto quello che ha detto. Sì, tutto quello che ha detto è stato molto interessante, perché ha fatto un'analisi sinceramente giusta. Speriamo che riusciamo a ripartire da... No, perché giustamente Roberto ha affermato, c'era da salvare... Ed è stato bravo. Il prossimo anno magari l'obiettivo può cambiare e la persona giusta sarebbe la persona giusta, Pillon. Secondo me ha l'esperienza, un'esperienza e anche un curriculum tale da potergli affidare anche un progetto all'inizio del campionato. Certo. È più difficile salvare che non partire a bocce ferme, no? Quindi io credo che i presupposti ci siano, poi è chiaro che può darsi pure che la stagione possa andare in una maniera... Io sono d'accordissimo su quello che dici, che è più difficile salvare che programmare, però è anche vero che non è che ha preso una squadra che stava ultima, non è che dice salvare una squadra che stava ultima, ha preso una squadra che era in un momento particolarmente difficile. Diciamo che la squadra non era ultima, però era lo sbando mentalmente. C'era una squadra diciamo che si doveva ritrovare, si era smarrita completamente. Era una squadra con un forte disorientamento, pericolosissimo secondo me. Lui è stato bravo in tempi brevissimi a rimettere in ordine un po' tutto, a ridargli un'inquadratura, un'intelaiatura e conseguentemente ha ottenuto anche risultati. 11 punti in 9 partite, frutto di 5 pareggi e 2 vittorie, 2 le sconfitte, tra l'altro maturate in inferiorità numerica. Sì, le però, Massimo, due. Però scusami Massimo, che mi permetto, d'accordo, io non sono un estimatore di Pillon, però degli 11 punti, 3 punti li hai fatti con lo Spezia. Sì. C'è lo Spezia, è venuto a pescare, che al primo tempo c'è in vacanza. Cioè, con tutto il rispetto, cioè, non, diciamo le cose, cioè, no, perlomeno quello che abbiamo visto al campo, quello che abbiamo visto al campo. Quindi, allora, con tutto il rispetto, persona eccezionale, persona con esperienza, persona brava, magari anche come dice l'amico, da affidargli un progetto. Però non è che ha fatto tutto, cioè non è che ha fatto, che è venuto, ha fatto 4 vittorie, no. Ha fatto, se ci togli la vittoria a Terni che ha dato la svolta a questa squadra, dimmi voi che ha fatto. Ha fatto una cosa normale, però per quella che è la rosa del Pescara, secondo me. Però per il momento che attraversava, okay, insomma, in un momento bravo, di difficoltà, però hai vinto dopo 4 partite a Terni. Cioè, ha rigato l'inversione. Non è che fatte, cioè, io poi non lo so, poi ripeto, può darsi che io la vedo in una maniera completamente diversa. Ha frenato un momento pericoloso. Ci voleva, perché la squadra aveva dimostrato nella prima parte di campionato di essere, di meritare quantomeno il centro classifica tranquillo, dopodiché però aveva preso purtroppo una china pericolosa e lui è stato bravo a frenarlo e a ridargli
diciamo, quella dignità tecnica a rivitalizzare il gruppo, insomma, io sai che in quello è stato il calcio bravo. Delle volte ha degli episodi che possono, un episodio, un minuto, 30 può secondi, cambiare una, no, cambia la vita di un giocatore, di un allenatore, di tutto. Allora Longo stasera probabilmente si è giocato mezza carriera. Come? Per ritornare dovrà ripartire o dovrà vincere i playoff e dimostrare di essere più forte di tutti, è cosa molto difficile. Oppure Longo si è giocato in mezza carriera da Versa, che probabilmente ci dispiaceva perché comunque è pescarese. Beh, certo. Probabilmente stava con mezzo piede fuori a Parma, oggi si ritrova a allenare Parma in Serie A, perché andare in Serie A dopo... È vero, è vero. Cioè, Epifani, se fa rigore Brugman col Brescia, magari con l'Empoli, probabilmente oggi era Epifani l'allenatore che aveva allenato. Cioè, quindi, sono episodi, me, che, sono posso... episodi di un... sì. Che cambiano, quindi secondo me per programmare per è un'altra cosa, è un'altra cosa. Ci vuole tempo, ci vuole lavoro, ci vuole sacrificio, ci vuole 10 persone all'interno di una società che remano tutti alla stessa parte. Quindi tu, anche tu ci andresti con i piedi di piombo, cioè se confermare o meno Pillon. Io non sono in grado di dire se è meglio confermarlo o se è meglio non confermarlo, però l'analisi che ha fatto Roberto è stato molto bravo. Ha fatto un'analisi giusta, dice poi stai a Pescara, dopo cioè oggi a Pescara se fai le prime 9 partite 11 punti, che non li fai perché non c'hai 3 punti dello Spezia, certo. Quindi magari ne fai 9 di punti. Ti hanno cacciato, certo, è vero, è vero. Parliamoci chiaro, assolutamente, assolutamente meriterebbe per quello che ha fatto la per conferma, quello che però ha fatto la conferma. Qualche riflessione è duopo, come si suol dire. Allora andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto, buonasera. Buonasera, Francesco da Montesilvano. Ciao Francesco. Ciao, buonasera. Senti, non voglio sentire più questo fatto che a Pescara piace il bel calcio. Smettetelo questo fatto, a Pescara vogliono vincere e basta. E noi siamo a festeggiare che ci siamo salvati per un colpo di culo, quello devo dire com'è. Ma dai, su, io ho fatto dei conti semplici. E Pillon, rispettabilissimo, ha dato atto a Zeman che ha fatto quello che ha fatto a livello fisico e compagnia bella. Ha fatto 1.22 a partita. Dopo ne parleremo quello che ha fatto Epifani. Certo, lui ha migliorato la squadra che Epifani e il presidente avevano distrutto. Con Zeman 36 punti in 28 partite, 1.28 Quindi di cosa stiamo parlando? Con Zeman avremmo fatto 54 punti, non andavamo in playoff, ma eravamo salvi tranquillamente. Siccome le squadre di Zeman vanno in crescendo, vista anche la Cinciarivic, perché sono amato di Cinciarivic. ma su questo, Francesco, tu lo sai che io sono d'accordissimo con questo discorso con te. Tu lo sai che sfondi una porta aperta. Sto signore che è stato ora una bravissima persona, però ce l'ha Brugman. Brugman fa 7 gol che Zeman, che ha fatto dopo Zeman? Brugman è Nuskas, l'unica parte che ha giocato è Pescara e a Palermo l'hanno cacciato a calci in culo. No, vabbè, dai, no, adesso vabbè. Però dai, non esagerare. Vediamo, allora Brugman, la vendita di Brugman sarà la salvezza del Pescara. Voi ci credete? Io no. Ma chi ne no? Va bene. Senza il giro del procuratore. Allora, al BM Stadran all'Arfaccio l'abbonamento. Se no all'Arfaccio manchi più l'abbonamento. Va bene Francesco, il linguaggio colorito va bene fino a un certo punto, però va bene, dai. Allora sono le 12:30 già, non so se dobbiamo andare al telefono o in pubblicità. Dobbiamo andare in pubblicità? No, vai. Posso andare avanti? Allora vogliamo ascoltare Pillon a fine partita, non so se abbiamo l'intervista da riproporre del nostro inviato Enrico Giancarli oppure la conferenza stampa. Chiedo Lumi naturalmente, conferenza stampa. Allora sentiamo Pillon. Per noi è essenziale portare via un punto, è contro una squadra che in casa ha regalato poco agli avversari, nel senso che ha fatto sempre delle grandi vittorie. Abbiamo fatto, secondo me, un primo tempo anche buono, abbiamo avuto qualche occasione, l'ha avuta anche il Venezia. Una partita giocata alla pari nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo badato più al solo, a difenderci, chiudere tutti gli spazi, cercare di non regalare i traversoni al Venezia, perché sapevo che era molto forte nel gioco aereo. Perciò abbiamo raggiunto un obiettivo per noi molto importante, è essenziale per noi il punto, al di là che poi forse non si arriva neanche, però quando sei in campo non lo sai. E noi abbiamo lottato su tutti i palloni e quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Praticamente si chiude qui la vostra stagione, il suo lavoro in maniera, ha portato a termine in maniera positiva, insomma. Questo era l'obiettivo? Sì, no, l'obiettivo è stato raggiunto, sono stato chiamato per questo, mi dà grande soddisfazione.
situazione, e ringrazio anche il presidente della società che mi ha chiamato per questo, dandomi subito piena fiducia. Ho avuto un grandissimo rapporto con i miei calciatori, devo ringraziarli perché sono stati molto disponibili, sia chi ha sempre giocato sia chi non ha giocato. Tutti sono sempre stati con me molto disponibili, e per questo io li devo ringraziare per quello che hanno fatto per me. Secondo me è una squadra molto solida, regala pochissimo all'avversario, è la squadra giusta per queste competizioni, dove bada l'essenziale, dove c'è dei punti importanti secondo me, sfrutta molto gli esterni, è una squadra che può dire la sua. Io credo che può andare molto avanti, perché è anche una tranquillità mentale. Ha fatto un grandissimo campionato, ha già fatto grandissime cose, avere i playoff e potersi giocare così, secondo me un vantaggio psicologico ce l'ha il Venezia. Beh, ho visto adesso il Frosinone, una roba incredibile, penso che amarezza possono avere questi ragazzi. Sì, loro due volte di fila così, e il Parma gli va sempre bene. Yes. L'anno scorso mi ha fregato a me nella finale, c'hanno un po' di culo, però gli è andata bene, complimenti a loro. Così dunque Pillon, che insomma ha detto che il Parma ha avuto fortuna come lo scorso anno, ricordiamo, Pillon era la guida dell'Alessandria, aveva sostituito Piero Braglia, anche l'Alessandria si era suicidata dopo un girone d'andata fantastico con 12-13 punti di vantaggio sulla seconda, poi un crollo verticale, esonerato Braglia a 4-5 partite dalla fine, Pillon riuscì a portare l'Alessandria in finale, ma la perse contro il Parma di D'Aversa, che fu fortunato nella semifinale col Pordenone. Non so se vi ricordate, l'arbitro fece delle cose incredibili, tipico caso di borseggio. Però c'è da dire che il Parma è andato in Serie A, complimenti al Parma, soprattutto ci fa piacere per Roberto D'Aversa, la seconda promozione consecutiva per il classe 75, quindi insomma stiamo parlando di un allenatore giovane, 43 anni. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Sì, buonasera. Ciao, sono Carlo. Buonasera. Ciao Carlo. Stavo quasi dormendo. Ah, non capito. Ti facciamo dormire, conciliamo il sonno. Comunque, non è un complimento, Carlo, non è un complimento. Vabbè, d'accordo. Dai Carlo. Posso? Come no, devi. Cioè, secondo me dobbiamo risvegliare Zeman. È una squadra comunque rinnovata. Ci siamo salvati, ma in modo, diciamo, quasi da Pillon, no? Comunque, Forza Pescara è andata bene, il Teramo si è salvato, quindi, sì. Insomma, in pratica l'Abruzzo può anche ridere, giusto? Certo. Un sospiro di sollievo, diciamo così. Sì. Va bene. Comunque, noi rivogliamo Zeman. Addirittura. Sì. Va saluti bene. A tutti. Posso? Sì, come no. Saluti a tutti, saluto Michele di Villa Raspe, la panchina 58. Ciao a tutti e forza comunque Pescara. Ciao Carlo, buonanotte. Ciao. Allora, tra l'altro c'è da dire che il Teramo, lo ricordiamo, insomma era già stato stabilito, perché nella giornata di ieri il Sant'Arcangelo ha rinunciato al ricorso all'Acconi, dunque una liberazione anche per il Teramo. Domani ci sarà il play-out, l'andata dei play-out tra il Vicenza che ha richiamato Zanini era stato l'allenatore del Vicenza per un periodo di partite, poi è tornato Lerda che era sotto contratto, esonero di Lerda prima dei play-out che cominceranno domani, la partita di andata tra Vicenza e Sant'Arcangelo, il Sant'Arcangelo allenato da Karel Zeman, che ha fatto bene nel suo breve interregno, soltanto una sconfitta, e poi c'è stata la penalizzazione che è stata determinante ai fini della classifica del Sant'Arcangelo per irregolarità amministrative. Dunque domani Sant'Arcangelo, Vicenza-Sant'Arcangelo, naturalmente il ritorno la settimana prossima. Stavo parlando di Pillon, quindi ci sono delle opinioni, mi pare non proprio, che non mi pare che collimino tra di voi, no?
sulla... È normale. Ognuno ha io dico prima di avventurarsi, non lo so quali saranno i progetti del Pescara, però vista questa esperienza, quello che ha dimostrato sul campo, io prima di avventurarmi con l'ennesimo nuovo, magari giovane, emergente, segnalato da Tizio, da Caio, eccetera, io ci rifletterei sulla, ai fini di una conferma, ecco tutto qua. In ogni caso Pillon si è rilanciato, che Pillon aveva fatto molto bene nell'ultimo anno di B, stagione 2013-2014, aveva preso il posto di Vecchi alla guida del Carpi, non solo riuscì a centrare la salvezza, ma arrivò a 2 o 3 punti dai playoff, dopodiché non ha più trovato la B. Io gli ho fatto questa domanda quando è stato presentato a Pescara nella prima intervista, gli ho detto sì, perché io non ho procuratori, non ho santi in paradiso. Se mi vogliono è perché sono bravo, altrimenti non mi chiama nessuno. È procuratore di se stesso. Procuratore di me stesso, sì. Vanno così le cose nel calcio, Carletto? No, ma non mi è detto che sia così. Probabilmente per un anno e mezzo nessuno ha pensato a Pillon. Beh, un anno e mezzo, no. In B erano 4 anni che mancava, dopo aver fatto bene col Carpi. 2014. Non è l'unico che magari ha fatto bene e poi magari scompare dai radar, non è la prima volta che succede, probabilmente... Però ci sta nel calcio questa cosa. Ma nel calcio ci sta tutto il contrario di tutto. Cioè un po' lo specchio della vita. Non ha regole, il calcio non ha regole. L'hanno detto prima, Gattuso allena in Milan, quindi non certo, è che... Assolutamente. Il calcio... Assolutamente. Allora, ci fermiamo per la seconda volta, linea a Danilo Cinquino, restate con noi. Mezzanotte e 32 minuti, dobbiamo andare. No, la pubblicità già l'abbiamo mandata in onda. Ah, c'è Pillon da riascoltare. Intervista del nostro Enrico Giancarli, che è ancora più esaustivo, devo dire, ancora più esaustivo il tecnico biancazzurro. Sì, beh, chiaramente il Presidente, o nel bene o nel male, mi chiamerà per dirmi cosa vuol fare e lì parleremo, se ci sarà la possibilità di continuare il percorso insieme, bene, sono a disposizione, ne parliamo di programmi, parliamo di come è normale che sia, di tutto, insomma, in generale, di cosa la vuol fare. Se invece la risposta sarà che magari io ho raggiunto l'obiettivo e penso a un'altra persona, amici più che prima, perché io devo solo ringraziare il Pescara, la società, il presidente di avermi dato l'opportunità di allenare questa squadra a cui mi sono affezionato molto. Senta, Pillon, quando l'ha chiamata, ripeto prima, Sebastiani dopo, si aspettava questo film che ha vissuto? Sinceramente me l'aspettavo anche più difficile, nel senso che quando arrivi in queste situazioni dove vieni da 5 partite, 1 punto, chiaramente il problema era mentale sui ragazzi, invece siamo partiti subito bene a Palermo, abbiamo giocato secondo me una stupenda partita lì e da lì poi è nato tutto il resto, tutto quello che abbiamo fatto, anche soffrendo, ma lavorando sodo, lavorando bene, con dei giocatori, ve lo ripeto, che mi hanno aiutato molto, sono stati stupendi, dal mio punto di vista posso dirlo tranquillamente, sono dei bravissimi ragazzi, perciò sono contento per loro. La gara di Palermo è importante perché era anche quella del suo esordio sulla panchina del Pescara, quella probabilmente decisiva, la vittoria casalinga con lo Spezia. Sì, vittoria con lo Spezia, vittoria a Terni, ma quello che abbiamo sempre dimostrato quando siamo stati in parità numerica è che abbiamo sempre giocato a calcio. Cioè non abbiamo mai speculato, abbiamo sempre cercato di giocare la partita, anche questa sera era difficilissimo, però il primo tempo l'ho giocato anche bene, poi nella seconda parte ci siamo badati solamente a non scoprirci, perché era chiaro che noi volevamo raggiungere l'obiettivo del punto per salvarci, era in palio la salvezza, abbiamo dato poco spettacolo nel secondo tempo, però abbiamo raggiunto l'obiettivo del punto. Senta Pillon, prendiamo per buono che ancora non ha parlato con il presidente Sebastiani, magari non ci crediamo, però prendiamo per buono. Una squadra di Pillon costruita da capo, quindi ex novo a fine maggio e primi di giugno, secondo quali canoni va costruita? Parlo di modulo. Qual è il modulo preferito di Pillon, dovesse scegliere dall'inizio? Ma innanzitutto io mi piacerebbe tenere l'ossatura importante di questa squadra, dove abbiamo lavorato quest'anno in modo da avere un vantaggio. Avremo un vantaggio con degli uomini che per noi sono stati importanti, avremo un vantaggio di aver già lavorato 1 mese e mezzo insieme a loro, 2 mesi, 1 mese e mezzo mi sembra, perciò questo sarebbe un vantaggio. È chiaro che intorno poi bisogna vedere, perché ho visto che, non so di preciso, ma ci sono parecchi prestiti, parecchie situazioni da valutare. Ma come modulo quelle piace a lei? Io continuerei con il 4-3-3.
Siamo a 8 chilometri dal suo paese natale, da Preganzolo. Questa sera tornerà probabilmente quasi a piedi a casa. C'erano tanti suoi amici, sì, tanti parenti. Questa sera in tribuna avrà modo di festeggiare a dovere questo traguardo della salvezza. Mi stanno aspettando, perché stasera posso andare a festeggiare, posso andare con loro fino a che a tarda notte, tanto non me frega niente. L'ultima proprio per... L'importante è aver raggiunto l'obiettivo e sono strafelice. L'ultima, perché deve andare con Max Mucciante, che intanto cogliamo l'occasione per ringraziarlo per la stagione. Un giocatore, uno a cui non vorrebbe proprio rinunciare di questo. No, no, uno, dai, salvezza conquistata, ci dica un nome. Un giocatore che non vorrebbe, cui non vorrebbe rinunciare. Per me sono stati tutti importanti. Uno, dai, uno che non vorrebbe rinunciare. Non voglio fare differenze, per me sono stati tutti importanti, tutti uguali. Anche chi non ha giocato, soprattutto. Dovesse partire Brugman, le dispiace? Brugman non deve partire se rimango. Posto, perfetto, glielo abbiamo fatto dire, Brugman, grazie a Pillon. Beh, è stato molto chiaro su Brugman, no? Se non vado via, deve rimanere Brugman, comunque... Persona come persona 10 e lode, sì, assolutamente. È stato bravo come allenatore, ma come persona eccezionale. Sì, sì. C'è una rarità nel mondo del calcio. Io... Una persona molto per bene. Paolo? Anche secondo me è un motivo in più per, ripeto, per riflettere ponderatamente e con attenzione sulla possibilità di rinnovargli il contratto, perché sì, si può chiamare un, ma si rischia magari, ripeto, di chiamare un giovane emergente. Secondo me lui ha dimostrato quello che vale. Beh, è un periodo breve, è vero, è subentrato, però è anche vero che è riuscito comunque a invertire la rotta di una situazione, cioè, che era preoccupante. No, ma è vero quello che dici, perché ripeto, tra i candidati in un certo momento della stagione alla panchina del Pescara c'era Di Carlo, che poi ha portato si vede alla retrocessione, del Novara. Infatti sono questi, Carletto. E poi Di Carlo, insomma, è un allenatore che va per la maggiore, tra virgolette, uno che insomma ha allenato anche piazze importanti. Sì, sì, come Cesena e via dicendo, insomma. Come no, il calcio poi, ti ripeto, è tutto il contrario di tutto. Magari veniva a Pescara e faceva tutti i vittori, lo so, che ne sai? Cioè, sì, vabbè, è chiaro. Però trovi sì, l'ambiente giusto, trovi i giocatori che vuoi, trovi situazioni a favore. Il calcio purtroppo non ha regole fisse. Sì, questo sì. Però il Novara è un organico, hai detto pure tu, insomma, competitivo. Sì, competitivo. Questo. Quindi è stata la vera delusione di questa stagione. Sì, assolutamente sì. Allora, andiamo al telefono. Pronto, Rete 8 Sport. Buonasera, sono Mario da Pescara. Salve Mario. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, gli argomenti e gli ospiti studio. Grazie. Volevo appunto chiedere, visto che si parla di allenatori, se il ritorno di Massimo Oddo per rilanciarsi sarebbe un'idea per la società Pescara, un nuovo progetto, e quindi ripartire proprio da lui e festeggiare stasera questa salvezza che comunque sancisce la Serie B, che Pescara merita a mio avviso e si deve anche accontentare ogni tanto. Grazie. Grazie a Mario per la chiarezza e la brevità. Opzione Oddo? Sicuramente è un'opzione, perché no? Mario ha detto una cosa ci importante. Ci sono i presupposti, tu insomma sei dell'ambiente. Ci potrebbero essere, perché no? Perché no? Sì? Perché no? Oddi in B ha fatto benissimo. Quindi significa che già sai qualcosa. No, ma ogni volta. Ma se lo dici tu la voce. Ah no, ma dove ci sono le parole? No, no, no. No, a parte Riccardo c'è stato un malinteso. Ma perché dici che... No, ma assolutamente. Cioè, sono cose che uno dice perché pensa di quello che sente. Sono voci di bar che non hanno valore. Sicuramente hai detto una cosa importante, che il Pescara ha salvato la categoria. Esatto. Che il popolo pescarese ogni tanto si dovrebbe un po' accontentare, certo. Più perché sono piazze importanti che fanno fatica a tornare anche in B, se vedi la Lega Pro penso a Catania, penso a Cosenza, penso a piazze che hanno un tifo incredibile, che pure oggi stanno nel baratro della C, addirittura qualcuno nei dilettanti, quindi dobbiamo essere contenti di questo stare sì. In B. Contenti comunque di ogni anno di avere una squadra che sostanzialmente in B non ci ha mai fatto soffrire, a parte quest'anno nelle ultime 2-3 giornate, ci dobbiamo ogni tanto un po' accontentare, è solo questo. Io sono d'accordo con te, ma sono convinto altresì che i tifosi siano contenti se c'è logica nelle scelte di una stagione. Quando la stagione invece non è una stagione, non c'è logica, come è avvenuto quest'anno, perché i fatti lo dimostrano,
è chiaro che poi giustamente sono arrabbiati. Questa è un po' la sintesi. Poi se ti salvi come è successo va benissimo, perché è un patrimonio la Serie B. Allora andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Sì, pronto, buonasera, sono Stefano. Salve Stefano. Sì, volevo dire a proposito di Pillon, lui è venuto qui ed è stato anche un miracolo, chi ci sarebbe venuto al posto suo? Nessuno. Quindi a maggior ragione merita una riconferma, perché insomma il presidente si deve dare pure, deve dare pure qualche soddisfazione ai tifosi. Cioè, molta gente li vuole Pillon come allenatore, quindi sarebbe giusto riconfermarlo. Che ne pensate? Già ci siamo pronunciati in merito. Grazie Stefano, anzi vorrei coinvolgere di nuovo Paolo. Tu sei d'accordo con Stefano, insomma? Ma sì, sicuramente sì, l'abbiamo detto più di una volta nel corso di questo programma. E, insomma, io... ci rifletterei seriamente proprio con un ragionamento finalizzato alla conferma. Penso che ne abbia tutti i requisiti e i presupposti, quindi non rischierei a questo punto di andare, su altre figure. Il ritorno di Oddo, non lo so, io adesso non conosco bene i rapporti che sono rimasti con la società, col presidente eccetera, ma così a pelle non mi sembra che sia una cosa praticabile l'eventuale ritorno di Oddo, no? Prima ecco, sì, infatti mi sembra che sia una cosa praticabile. Perché? Perché? Così a pelle non so ecco. intanto non so quali siano i rapporti, cioè parlate tutti e due a sensazioni, cioè a sensazioni parlate tutte e due. No, vabbè, io non sono del chiaramente, non sono del settore, ma non è che sto proprio dentro. Secondo me ci ha dato così uno spunto Carletto su Oddo, chissà, no. Forse. Hai detto tu che potrebbe esserci anche il ritorno di Oddo. Tu. Ma no. Beh, è la tua sensazione che potrebbe anche tornare, l'hai detto. Ma tra gli allenatori Oddo, cioè secondo te Sebastiani sta pensando al ritorno di Oddo? Questa è un po' la domanda secca. Ma Sebastiani secondo me stasera non sta pensando a niente, innanzitutto sta festeggiando perché comunque si è salvato. Ho capito. E sta pensando da domani mattina a riprogrammare la stagione, punto. Penso punto. Che stia facendo quello, mo veramente cioè fantacalcio parlare stasera dell'allenatore. No. Perciò ti abbiamo chiamato. Cioè, così tu abbiamo facciamo Pillon e mettiamo... No, assolutamente no. Pillon, anzi, se ci fosse una logica, ripeto, io torno a dire logica, dovrebbe essere confermato Pillon per quello che ha fatto. Allora andiamo ancora a leggere un post del nostro amico Germano Gravina. Togliendo il procuratore il calcio migliorerà, perché nel calcio attuale c'è tanta ipocrisia che manca in altri sport. Fuori i ruffiani e raccomandati per il bene del calcio, basta mangiare. Buona nottata Germano da Cuneo. Un po' sulla stessa lunghezza onda di Riccardo. Insomma, che... posto, no. Allora ci dobbiamo fermare, mi pare, per l'ultima volta e poi il gran finale con le rivelazioni del nostro procuratore d'eccezione presente ai nostri studi, Carletto Di Renzo. No, naturalmente scherzo, pubblicità. Allora abbiamo 5-10 minuti, mi pare, vero Danilo? Mi rivolgo a Danilo Cinquino, il nostro regista. Andiamo a leggere qualche altro posto oppure no? Vediamo intanto risultati e classifica, rinfreschiamo un po' la memoria perché questa era l'ultima giornata della stagione regolare. Allora, questi risultati della 42esima giornata: Ascoli Brescia 0-0, Bari Carpi 2-0, Cesena Cremonese 1-0, Cittadella Pro Vercelli 2-0, Empoli Perugia 2-1, il 23esimo gol di Donnarumma oggi, ne ha fatti 26 Caputo, mi pare, capocannoniere con 26 gol. Frosinone Foggia 2-2. La dimostrazione che se vinci ci vuole attaccanti. Ah, questo è poco ma sicuro. Questo è poco ma sicuro. Quando si diceva che il Pescara avesse una grande squadra io non ero d'accordo, anzi Pettinari lo devi anche ringraziare che ha fatto 13 gol, però dietro a Pettinari non mi pare che ci fossero tante risorse a disposizione dei rispettivi allenatori che si sono avvicendati, a parte il discorso Ganz che merita magari un approfondimento, però Ganz poi è andato ad Ascoli e non mi pare che abbia inciso. Carletto? Niente, zero. Quindi evidentemente c'è qualche problema in questo ragazzo che ha comunque le sue qualità. Stavamo dicendo Frosinone Foggia 2-2,
35esimo Mazzeo, Foggia in vantaggio, 68esimo Paganini, pareggio del Frosinone, autogol di Rubin al 73esimo, ma attenzione, all'89esimo c'è stato il gol del pareggio del Foggia che ha consegnato la promozione diretta al Parma, Parma che ha espugnato la Spezia grazie ai gol di Ceravolo e Ciciretti, amato Ciciretti, trascorsi anche nell'Aquila in C, scuola Roma tra l'altro lo scorso anno a Benevento, primo gol in questa stagione con la maglia del Parma. Sì, ha giocato anche sì, poco. Sì, ha giocato poco, ha avuto dei problemi, tra l'altro è stato pagato profumatamente dal Parma, mi pare sui 2 milioni e mezzo, 3 milioni? Non lo so. Non ti risulta? No, non lo so. Però mi pare di sì. Sicuramente, il giocatore importante, assolutamente. Poi abbiamo detto a Novara, Entella batte Novara 1-0, ha deciso Crimi al 68esimo. A Salerno Palermo batte Salernitana 2-0, reti di Ciocev e Lagumina, questo è un giocatore molto interessante, classe 96, ha fatto molto bene nella seconda parte di questa stagione, Carletto. Fortissimo, eh? Questo è fortissimo. Secondo te arriva in Serie A? Sì, ne sono convinto anch'io, mi ha fatto un'ottima impressione, viene dalla primavera del Palermo e Palermitano Doc. A Terni Avellino batte Ternana 2-1, Signori aveva sbloccato il punteggio in favore della squadra di Decanio, poi Ardemagni e Castaldo, sempre verde Castaldo, 36 anni, mi pare 14 gol in questa stagione, non sono affatto pochi, tra l'altro è stato decisivo nelle ultime giornate e l'Avellino dunque si salva direttamente senza passare per i play-out. Venezia Pescara 0-0, vediamo la classifica, abbiamo detto l'Empoli seguito in Serie A direttamente dal Parma, Parma che ha gli stessi punti del Frosinone ma lo scontro diretto a favore dunque della squadra emiliana, dunque il Parma sale direttamente in Serie A, i playoff Frosinone e Palermo che però salteranno il turno preliminare che invece giocheranno Venezia, Bari, Cittadella e Perugia, il primo turno preliminare si giocherà tra qualche giorno, quando si giocherà sabato ore 18, Bari Cittadella, Venezia Perugia domenica alle 20:30, partite secche, naturalmente a disposizione 2 risultati su 3 per le squadre che giocheranno in casa, cioè per Bari e Venezia, dunque Cittadella e Perugia sono condannate a vincere. Due parole anche sul Cittadella, che comunque si è confermata squadra di rango di questo campionato, una realtà del torneo di Serie B, Carletto. Squadra che programma tantissimo, squadra che va alla ricerca sempre di giocatori non giovanissimi, ma giocatori che comunque hanno delle qualità che ancora tirano fuori, arrivano a Cittadella e riescono a fare bene, portano i giocatori al massimo, poi li vendono e fanno plusvalenza. Sono bravissimi nel fare questo, lo hanno dimostrato anche non quest'anno. Fanno il passo più lungo della gamba, lo hanno dimostrato sono molto quest'anno curati. Nell'operazione Litteri, come un no? momento importante, l'hanno venduto, hanno dato spazio agli altri che sono magari meglio di Litteri. E tra l'altro Kouamé è di proprietà del Cittadella, scuola Inter mi pare, sì, è tutto di proprietà del Cittadella. E ha parecchie richieste anche. È un classe 97 che ha fatto parecchi gol, dicevi bene Litteri, 7 gol nella prima parte della stagione col Cittadella, 5 nel Venezia. Beh, insomma, è un giocatore, non stiamo parlando di un fenomeno, però sono stati bravi, ha giocato 7 gol e hanno venduto, senza preoccuparsi del fatto che si stavano giocando la griglia playoff e niente. Hanno dato spazio ad altri, hanno... Anche di Venturato, dobbiamo spendere qualche parola positiva. Venturato, ma lo stesso Vido, lo stesso Strizzolo, c'hanno giocatori che comunque... Bartolomeo... Ma lì il DS è ancora Marchetti? Sì. Che ci sta da una vita. Anche se quest'anno si vocifera che vada che possa andare altrove. E allora abbiamo detto Bari Cittadella sabato ore 18 turno preliminare, Venezia Perugia domenica alle 20:30, in semifinale direttamente il Frosinone e il Palermo. Per quanto riguarda invece la zona calda della graduatoria, il Novara retrocede a sorpresa, ha perso lo scontro diretto in casa all'Entella. L'Entella aveva solo un risultato a disposizione per evitare la retrocessione diretta e ha fatto in pieno il suo dovere espugnando il Piola di Novara con un gol di Crimi, dunque Ascoli Entella sarà il play out, si giocherà la prima gara
a Chiavari, Entella, Ascoli e poi la settimana successiva Ascoli, Entella. Queste le date: giovedì 24 maggio Entella, Ascoli, giovedì 31 maggio Ascoli, Entella. Questa è la classifica del campionato di Serie B. I numeri della Pescara di questa stagione: 11 vittorie, 15 pareggi, 16 sconfitte, 50 gol fatti, 64 subiti. Terza peggiore difesa della caratteria, avevamo fatto peggio, la Ternana con 77 gol, la Pro Vercelli con 70 reti subite. Numeri eloquenti, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato, Paolo, che è ancora una volta il tallone d'Achille di questa squadra. Sì, cambiano gli allenatori, però alla fine sempre, quello è stato sempre un grave problema, soprattutto la squadra che prende molti gol sui calci piazzati, e quindi non si capisce come mai non si riesca a poi non è che dici non ha elementi esperti, perché anche in presenza di elementi esperti comunque alla fine, quando vai a fare i conti, alla fine vedi che la squadra subisce tantissimo e ci prende un sacco di gol, quindi evidentemente è un problema che nel tempo non si è affrontato nella maniera più adeguata. E comunque devo dire che a questo proposito nelle ultime partite c'è stata la piacevole conferma dei miglioramenti di Gravione e Perrotta, sì, che hanno fatto un bel Perrotta finale di campionato. Perrotta oggi è stato secondo me il migliore della difesa, sì, insieme con Fiorillo, perché ha fatto una parata, sì, decisiva. Strepitoso il riflesso di Fiorillo sull'Itteri. Anche grande Fiorillo parata. Ha mostrato, sì, molta più sicurezza nelle ultime partite, per cui c'è stato sicuramente queste sono state le caratteristiche che hanno contribuito ad arrivare a questo punto. Tanto Fiorillo oggi per la prima volta capitano per l'assenza di Brugman, anche questo è un, sì, dato da sottolineare, e sarà la certezza da cui ripartire per quanto riguarda i giocatori di proprietà. Ma Fiorillo è un portiere che in B comunque è veramente secondo me un valore aggiunto. Assolutamente. Anche perché noi guardiamo sempre, non diamo mai valore spesso alle cose che abbiamo in casa, no? Ma se andiamo a vedere quello, sì, che hanno combinato i portieri nelle altre squadre, sì, c'è da mettersi le mani nei capelli. Allora, andiamo a leggere qualche post e poi allora chiuderemo, no? Perché c'è Germano Gravina che scrive, ce l'ha con i procuratori, eh? I procuratori procurano solo tanti soldi per loro e pesano più del piombo nell'economia del calcio. Una volta i presidenti Boniperti, Docet, chiamavano i giocatori nel loro ufficio senza i procuratori e il calcio funzionava meglio di adesso. Andiamo a leggere anche quello che scrive Micozzi, mi pare, sì, l'amico Gianni Micozzi, poi risponderai a Germano Gravina. Il signor Mirenzo esagera, attenzione, quando dice che Pillon è stato poco decisivo, che ha fatto solo 11 punti giocando male. Io ho visto giocare il Pescara molto bene a Palermo, a Terni, a Novara e a Vercelli in 10. Con Zeman spesso abbiamo fatto risultato senza meritarlo. Pillon ha perso solo 2 partite giocate per 70-80 minuti in 10. Merita la conferma. Ma tu non hai detto che ha giocato male, mi pare. O io sbaglio? Non ho detto che ho giocato male. Ho detto che se fa 9 partite, 9 punti, solo quello ho detto. Assolutamente non ho detto che ha giocato assolutamente male. Quindi hai chiarito, no, ancora una volta. Probabilmente, non so, forse parlo male. Non so, no, assolutamente. Infatti io ricordavo quello che hai detto poc'anzi, che hai ripetuto poc'anzi. Tu ti riferivi alla stagione prossima, la prossima stagione. Io solo detto che se un allenatore a Pescara fa 9 punti, certo, 9 partite viene messo in discussione. Questo, certo, è poco ma sicuro. Non si chiama Pillon, non si chiama Zeman, non si, certo, chiama Allegri. È la stessa cosa. Cioè Pescara viene messo in discussione a prescindere. Non si fanno sconti a nessuno. Allora andiamo a leggere qualche altro post, vediamo un po'. Riccardo Pitocco, ma scusate, alla fine con Pillon abbiamo vinto 2 partite, con Ternana retrocessa e Spezia senza ambizioni di classifica, è stato bravo dal punto di vista psicologico e basta. Non mi sembra il top per un campionato al vertice, un po' quello che dicevi tu, ma più o meno. Io dico solo che la prima parte di quello che dice Riccardo sicuramente la pensa allo stesso modo. Poi dopo sul fatto che per un campionato di vertice non sta a me giudicare, chiaro, sta la società che sicuramente, certo, ci ha lavorato insieme, sa giudicare se questo è un allenatore che, perché quando prendi un allenatore a giugno non lo conosci, certo, e magari vai, sai incontro difficoltà a cosa vai incontro. Adesso l'hai conosciuto, ci hai lavorato insieme e sai se è un allenatore per vincere o non per vincere. Io penso che solo chi ci ha lavorato insieme può capire, che il giocatore che sente il peso dell'allenatore, il direttore che sta tutti i giorni con l'allenatore, chi va al campo, il presidente che parla con l'allenatore, loro sono quelli che devono valutare se Pillon, certo, è un allenatore ottimo per un campionato del Pescara Verci o no.
noi dal di fuori, quello che abbiamo visto una squadra che si è salvata, grazie che si è salvata, ottimo dal punto di vista psicologico, persona eccezionale Pillon, ma io se mi chiedi se è l'allenatore non lo so, non è che ti posso rispondere, non è che lavoro in società, non è che lavoro a fianco a Pillon. Però vengono interpretate magari male, sì, qualche volta è così, vabbè, ma bisogna anche capire il tifoso che magari ha provato in Pillon, vabbè, siamo una tifosi, persona seria, anche noi siamo tifosi, perché sembra che noi, a noi ci fa piacere assolutamente. Paolo, volevi ribadire qualche altra verità dal tuo punto di vista sull'argomento? No, io ripeto, quali sono gli allenatori di fascia alta che ti potrebbero dare la certezza che poi, eccetera, il rischio è chiaro che c'è sempre. Con Pillon partiremmo da un punto certo, che è quello di averlo sperimentato, peraltro in un momento difficile, ha dimostrato di saper lavorare con questo gruppo che magari, se riesce a rimanere il nucleo come lui mi sembra di aver fatto capire, insomma, che auspica che la società possa confermare un gruppo credibile, e io credo che possa essere un presupposto giusto per poter ripartire, ecco, tutto qua. Assolutamente, ricordiamo che Pillon nella sua carriera comunque ha vinto, certo, diversi anni fa, col Treviso, tre campionati, no, col Chievo ha fatto, mi sembra, col Serie A fece un grande... Si qualificò poi per il Calciopoli, per il fenomeno Calciopoli, per i preliminari di Champions League, era arrivato però in Europa League col Chievo, quindi una grandissima stagione, ma soprattutto nel Treviso, tre campionati vinti di fila di C2 e C1, arrivò in B in tre sole stagioni Pillon, e poi ha portato lo stesso Treviso in Serie A nel 2004-2005, quindi è un allenatore che insomma ha un certo pedigree, un certo passato. Tra l'altro la curiosità, quando allenava il Padova, era la stagione 97-98, prese 4 gol a Pescara, il Pescara era allenato da Viscidi, in quel Padova c'era Allegri, quindi Pillon ha allenato Allegri. Sì, Allegri che in quella partita si fece espellere, la ricordo perfettamente come se fosse ieri, campionato 97-98. Luna in punto, noi ci dobbiamo salutare. Sei stato bene, sì, c'è stato qualche... A parte qualche parola. Vabbè, ma succede, poi tu sei un grande incassatore. E insomma, dopo gli orrori, potremmo dire così, in una stagione senza logica, i biancazzurri hanno scongiurato il peggio, al pezzo è arrivato il pareggio che serviva ed è stato molto bravo Beppe Pillon, che insomma, secondo logica, meriterebbe la conferma, questo dal nostro punto di vista. Vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Grazie a Carletto Di Renzo, grazie per aver accettato il nostro invito e per aver respinto qualche insidia, sventato qualche insidia di qualche amico al telefono. Grazie a Paolo Toro, grazie Paolo. Grazie a voi. E complimenti per la tua terza partecipazione consecutiva in 5 giorni qui a Rete 8 Sport, ormai gettonatissimo, ma molto prezioso. Ringraziamo Danilo Cinquino in regia. Poi per l'attenzione, era anche l'ultimo appuntamento con Terzo Tempo Live, naturalmente legato alle partite della Pescara. Solo Calcio continuerà per qualche altra settimana. Grazie a tutti, buonanotte.